Questa è la mia colazione. Tutta la giornata di oggi, 99% la passerò a casa, perché io e Jacopo, che è il mio coinquilino che avete visto nei video precedenti, siamo bravi, siamo molto bravi direi a fare una cosa, è quella di fare casino in casa. Ultima volta ho rimesso a posto la casa letteralmente 4 giorni fa, questa è la situazione attuale. Oggi la mia mamma compie gli anni e domani viene a trovarmi a Milano e di conseguenza devo rimettere a posto la casa perché non voglio che lei arriva a casa nostra a Milano e troverà questo casino che noi siamo molto bravi a creare. Uno dei motivi per cui la nostra casa è quasi sempre disordinata, anche quando è ordinata sempre disordinata, è che abbiamo troppe cose per troppo poco spazio. Quando dico troppe cose, soprattutto dico le scarpe. Quindi nel mentre rimetterò a posto la casa, nel giorno d'oggi vi farò vedere quante scarpe ho, perché letteralmente neanch'io ho l'idea, neanch'io ho il numero di scarpe che attualmente ci sono a questa casa. Dico le scarpe mie, perché quante ne ha Jacopo non ne ho idea. In questo istante che la cucina è un attimino più presentabile, tirerò fuori tutte le scarpe che ho in casa perché voglio contarli e vi faccio vedere tutte le scarpe che ho a Milano. Alcune ce l'ho anche a Firenze, però non mi ricordo quali sono e quanti sono, però quelle di Milano ora tiriamole tutti fuori. Raga, ho valutato male la situazione, non pensavo fossero così tanti. Cioè, l'idea era quella che tipo tiravo fuori tutte le scarpe e poi dopo andavo a prendere un paio su quale volevo parlare, perché ci sono un paio di scarpe a quale volevo dedicare un po' di attenzione. Però il problema è che io come cazzo ci arrivo? Arrivo, Cioè, puoi guardare mentre scendi, ma tipo arrivi qua e... Fino a qua. Ok, allora aspetta, stai qua, non entrare, aspetta. Guardo, non guardare. Puoi guardare. Ma che cazzo è sta roba? Che cazzo hai fatto? Non ci credo. Come ti è venuta questa idea oggi? Ma in pratica... In pratica, sentiamo. Allora, in pratica, io ero a casa da stamattina, vedi, ho pulito la cucina. Ho detto, faccio un video a casa. Che video non ho ancora fatto nel passato, non ho fatto vedere tutte le scarpe che ho a Milano. È un po' sottovalutato la situazione. Ho notato. Ma le hai contate? No, devo contarle ancora. 52, 53, 54. Quelle che hai addosso? Con quelle 54 e poi dopo ho anche tipo nelle mie stanze tipo sopra tipo 2-3 paia. E in più quella a Firenze. Quindi qui sono 57 paia e poi dopo a casa, sì, a Firenze avrei tipo altri 19. Questa è una bella domanda. E come farò io a prepararmi la cena? Esatto. È un'altra domanda ad esempio. Cioè, cazzo. Attento, sono DS. C'è neanche campo minato. Oh. Allora, qui in totale, dopo il conteggio, comprese le scarpe che sto indossando attualmente, sono 54 paia di scarpe. Poi dopo in tutto l'appartamento ci saranno altri 4 paia, più o meno. Arrotondiamo, a Milano ho circa 60 paia di scarpe. Allora ora tiriamo fuori un paio di scarpe che mi piacciono e racconto due cosette su di quelle. Magari nel passato non avete visto qualche video. Allora, il primo paio che tiriamo fuori è questo. Sarò molto breve perché sennò questo video possa diventare veramente una palla. Questa scarpa qua, forse una delle scarpe più comode che ho, grazie a questa suola 4D. Questa suola è stata fatta con una stampa, praticamente all'impatto con la terra avvolge il piede e quindi tipo non è super morbida, però è molto stabile. Quindi cioè io con questa scarpa posso camminare anche tipo 3 giorni di seguito e il piede non si stanca. Poi dopo qui abbiamo le Shattered Backboard 3.0, sono ancora DS, non li ho indossati, sono DS, sono bravissime ancora. Ecco, possiamo vedere. Alcune di queste scarpe non li indosso per il fatto perché sono tipo 53 paia in questa stanza. Cioè praticamente io posso indossare ognuna di queste scarpe tipo 5 volte all'anno e ogni giorno cambio, faccio un altro paio. E alla fine dell'anno comunque non li indosserò più 5 volte. Quindi quando non ho bisogno di scarpe nuove per le auto o roba del genere, preferisco di non indossarli proprio ma lasciare per un giorno magari speciale una roba del genere. Tra l'altro ho tirato alcune di queste scarpe dalle scatole che si trovavano dentro le scatole per ultimi tipo 5 mesi e certe scarpe mi sono completamente scordato di avere, ad esempio queste due in collaborazione con la Cold Wall, le Vomero, e poi dopo queste qua in collaborazione con Acronym. Allora, una scarpa speciale che ha a che fare con queste
che ha a che fare con queste. Un paio di settimane fa abbiamo fatto questa mini collaborazione con Vespa, che abbiamo aiutato a spingere l'evento di Vespa a Milano, perché Sean Waterspoon ha fatto collaborazione con Vespa. E il giorno dopo ho avuto la possibilità di passare praticamente un giorno intero con Sean, quindi abbiamo fatto il giro a Milano, l'ho portato in un paio di posti, eccetera. Però al posto di farmi firmare le Sean Waterspoon, ho deciso di portare questo paio di scarpe per farmelo firmare. Sono le scarpe che sono ispirate dal paio suo sample, che purtroppo non è mai uscito. Sono praticamente queste qua. Sono reflective, tra l'altro. Le ho fatte vedere a lui, ho detto: guarda Sean, queste qua sono state disegnate da un ragazzo che si chiama Michael Cutini, l'idea era sua, eseguita dal suo team di collaboratori, e mi sono fatto firmare queste. Quindi possiamo dire che queste qua sono one of one, ispirate dal suo sample e firmate da lui. Quindi queste qua è un gioiello. Quale altra scarpa possiamo tirare fuori? Allora, visto che abbiamo iniziato a parlare delle scarpe firmate, nel senso firmate dai creatori, tiro fuori questa scarpa qua. Questa scarpa qua, che è stata messa malissimo, l'ho usata tantissimo. Questa qua è una Revenge Storm di Ian Connor. Questa qua l'ho presa a Firenze, Lui è venuto a fare praticamente un in-store per la presentazione di queste scarpe e mi ha firmato anche queste scarpe, Ian Connor, che tra l'altro si trova in galera attualmente, Ian Connor, per tipo l'hanno sgamato con la pistola o roba del genere. Allora, qui dopo ho un paio di esse, che queste qua non le ho indossate ancora, di Ultra Boost in collaborazione con Bape, in colorazione camo. Non mi sono permesso di indossarle ancora, però per una occasione speciale lo farò sicuramente. Cos'altro abbiamo di interessante? Ora, osservando tutte queste scarpe, mi sono reso conto che a Firenze ho ancora tipo 5 o 6 paia delle Yeezy, che qua non sono presenti. Questi qua sono Nike Cortez in collaborazione con Kendrick Lamar. Al mio avviso è una collaborazione che non è stata apprezzata. Queste qua le ho pagate 100 qualcosa, mi sembra. Però sono le scarpe che sia a scatola sia tutto quanto sono già fighissime. Sono veramente belle, house shoes, le scarpe da casa praticamente. E abbiamo le Jordan 1 Rookie, che ho fatto il camp out l'anno scorso per quelle. Iniki, Sakai, quelli lì sono Cortez, che avevo comprato quest'estate ad un flea market a Los Angeles. Tra l'altro penso di averle pagato intorno ai $50, DS 9, anche se su StockX costavano 100, però il tipo non lo sapeva. C'è qualcosa... Poi dopo quelli lì sono Adidas in collaborazione con Alexander Wang, con i lacci grossi, ispirate alle Adidas vecchissime, per esempio ai tempi di Fresh Prince, quando andava di moda a portare le scarpe con i lacci grossi, praticamente prendevano il laccio, lo tagliavano in due, poi dopo con ferro da stiro passavano sopra e diventavano praticamente grossi. Quelli lì sono le Converse Le Fleur in collaborazione con Tyler The Creator. Queste qua sono le Jordan 1 in collaborazione con Nigel Sylvester. Possono sembrare le scarpe usate, perché sono usate, però ad esempio queste usure qua sono state fatte apposta, perché lui, un rider di MX, ha fatto appunto questa collaborazione con Nike. E dopo lì sono alcuni Reebok, un paio delle Air Force in Gore-Tex, molto belle DS anche quelle, e poi dopo in fondo un paio delle Fear of God. Che finalmente è arrivata la stagione per portarle, invece, anche se le ho andiessato già quest'estate. Comunque sì, allora vedo il timer, siamo arrivati già al tempo abbastanza grosso per questo video. Allora, più o meno questa è la mia collezione di scarpe, questa è tutta la mia collezione di scarpe che è qui presente a Milano. Questo video era long time coming. Non ho fatto questo video nel passato perché per qualche motivo avevo la convinzione di avere troppe poche scarpe da far vedere, però in realtà sono un po' troppe anche. Alcuni gioielli, come ho detto, sono a Firenze, ad esempio le Vapestyle, il mio paio di scarpe più costoso, sono a Firenze, però ho già fatto il video su quelle da settembre. Questo qua è stato il video sulla mia collezione di scarpe, su quasi tutta la mia collezione di scarpe. Quindi direi, chiudiamo questo video qua. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al Diario del Russo, nuovi video tutti i giorni, e ci vediamo domani alle 2. Bella.